La Turchia si è espressa a favore di Recep Tayyip Erdogan, che porta a casa un 52,2% di supporto popolare, seguito dall'oppositore Kemal Kılıçdaroğlu, che appunto guadagna un 47,8%. Erdogan vince con un vantaggio di 2 milioni e mezzo di voti in più rispetto a Kılıçdaroğlu e sostanzialmente questa vittoria è segnata da due fattori principali: la fedeltà a un leader che si presenta ancora forte nonostante 20 anni al potere e gli ultimi 5 anni al vertice di un sistema presidenziale che per la metà dei turchi è considerato un po' come il male e un elemento distorsivo nella gestione pubblica del paese, e mentre per l'altra metà dei turchi è un elemento di garanzia. Il secondo fattore guida di questa elezione è sicuramente la continuità rispetto a ciò che è stato fatto, la continuità rispetto allo sviluppo del paese dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista dei servizi offerti, il grado di responsabilità nei confronti della Turchia e soprattutto della popolazione più svantaggiata. Un esempio è la zona colpita gravemente dal terremoto del 6 febbraio scorso e soprattutto il grado di responsabilità anche a livello regionale. Erdogan si caratterizza come un leader estremamente forte e resiliente, un leader estremamente permeato da logiche e principi conservatori, ma anche da principi estremamente nazionalistici. Il nazionalismo è stato proprio la locomotiva di questo ballottaggio che si definisce un unicum nella storia politica del paese. Quindi Erdogan non è mai andato al ballottaggio, ma neanche il paese è mai andato al ballottaggio prima d'ora. Il nazionalismo è stato un po' il leitmotiv di questa campagna elettorale delle ultime 2 settimane. Da una parte abbiamo visto la scissione dell'alleanza ATA e questa figura di Sinan Oğan, considerato come il kingmaker del primo turno, che si è allineato a Recep Tayyip Erdogan. Dall'altra parte l'alleato di Sinan Oğan, Umit Ozdag, molto più nazionalista nei toni e molto più estremo anche nella retorica, che ha dato il proprio supporto a Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ha cambiato la propria retorica nelle ultime 2 settimane, una retorica che definirei catch-all, quindi il tentativo di attrarre le simpatie di tutte le frange sociali, incluse le frange nazionalistiche, più nazionalistiche, con lo slogan "Manderemo i siriani a casa". Quindi il rimpatrio dei siriani è stato un po' la questione portante ed è l'urgenza che il paese internamente dovrà affrontare, in linea con le altre urgenze, tra cui anche la sostenibilità economica e la stabilità interna al paese. Quindi la questione dei siriani è stata una questione tormentata nelle ultime 2 settimane, soprattutto nell'ultima settimana. Da una parte Kılıçdaroğlu sosteneva il rimpatrio forzato, dall'altra parte Erdogan sostiene il rimpatrio volontario in ottemperanza al diritto internazionale. Sostanzialmente Erdogan si riconferma come un leader capace di mobilitare le masse, di comunicare alle masse, e se guardiamo le cartine della Turchia, tra la differenza tra il primo e il secondo turno sostanzialmente è data da un'unica provincia, da un'unica regione, ossia la regione di Hatay, che al primo turno ha gravitato sotto l'egida di Kemal Kılıçdaroğlu, al secondo turno sotto l'egida di Recep Tayyip Erdogan, che probabilmente è riuscito ad accattivarsi le simpatie della maggioranza della popolazione di Hatay, proprio perché nell'ultima settimana è andato personalmente in queste province e soprattutto ha inaugurato l'ospedale di Defne, che era stato totalmente distrutto durante il terremoto. Una costruzione che è durata poco più di 3 mesi e che sostanzialmente è stata utilizzata anche come cavallo di battaglia di questa campagna elettorale, lanciando un messaggio di un leader pronto a rispondere alle esigenze della popolazione. Ovviamente il 2023, come è stato detto, chiude un'era e ne apre un'altra. Il cosiddetto centenario della Turchia, che è stato anche lo slogan di Recep Tayyip Erdogan, si celebrano i 100 anni dalla fondazione della Repubblica di Turchia ed Erdogan ne esce come il leader che, nonostante tutto e nonostante le gravi lacune a livello di maturità democratica del paese,
all'infuori di quella che è l'interpretazione di democrazia maggioritaria e democrazia elettorale, Erdogan si propone come il leader della nuova Turchia, una nuova Turchia molto più perniata su valori conservatori e soprattutto nazionalisti.